Allora, uno dei temi più importanti che il gruppo AMAG si trova ad affrontare è il tema dell'idrico, un tema che ormai non è più una semplice emergenza idrica come si è avuta negli ultimi anni, ma sta diventando una questione strutturale per la quale noi tutte le estati andiamo in crisi e non abbiamo l'acqua sufficiente da fornire ai nostri cittadini dei 57 comuni del gruppo. Pertanto a questa situazione, che è una situazione che sta diventando strutturale, dobbiamo dare delle risposte strutturali. E come lo stiamo facendo? Grazie ai fondi del PNRR stiamo intervenendo sulla rete idrica esistente per migliorarla, quindi per andare a ridurre quelle che sono le perdite sulla rete, addirittura cercando di raggiungere l'obiettivo della riduzione del 30%, e dall'altra stiamo installando tutta una serie di contatori intelligenti che saranno 40.000 nei prossimi 2 anni, che anche questi permetteranno una forte riduzione delle perdite e un miglior controllo di quello che è la nostra rete. Questa è una prima parte di interventi che stiamo facendo proprio in campo ambientale e di sostenibilità. Parallelamente stiamo lavorando anche a delle nuove soluzioni in campo ambientale che porteranno alla realizzazione di CER, comunità energetiche da fonti rinnovabili, per la produzione di energia elettrica che verrà condivisa all'interno di queste comunità. Andremo a realizzare anche un intervento di fotovoltaico a terra in campo agricolo, quindi un agrivoltaico, che permetterà di fornire energia elettrica ai nuovi pozzi dell'acquedotto che andremo a realizzare all'interno dei comuni della nostra area.